Pronto? Ciao, sono Masha di Lucia. Ciao Masha, sei già in diretta. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto è un piacere avervi qua, anche perché siete una delle band più importanti che abbiamo mai ospitato in queste interviste telefoniche, per cui mi fa particolarmente piacere parlare con te. Anche per me è una cosa bella, grazie. Allora, io direi di partire dalla fine. Leggo che state lavorando alla preproduzione del nuovo disco e che sarà ultimato a febbraio 14, quindi ci siamo quasi, vogliamo un po' parlare del nuovo disco? Sì. In realtà abbiamo già registrato le batterie ufficiali, stiamo adesso facendo basso e chitarra, a seconda della canzone registriamo prima o le chitarre, a seconda dell'arrangiamento, no? Cerchiamo di scegliere se fare prima i bassi o le chitarre, ho già cantato un po' io, già fatto le voci ufficiali, quindi siamo già in una buona fase in cui il sound si è delineato, si sono delineate un po' di sfumature rispetto alla produzione, insomma, quindi siamo a buon punto. E quindi ci siete quasi, ecco, febbraio è la data ufficiale d'uscita oppure? No, non credo, secondo me si parla di fine marzo, perché contiamo di finire completamente l'album, magari a fine dicembre, se non fine dicembre, la metà di gennaio, poi sai le ora che stampi e comunque metti nei negozi, passano altri due mesi, così, per cui contiamo fine marzo sicuramente, assolutamente non prima. Va bene, siamo partiti dalla fine, ma adesso ritorniamo indietro. Gli Exilia, per chi non li conoscesse, è una band che è attiva da tantissimi anni. Vuoi raccontarci un po' la storia, magari? Ma sì, guarda, il progetto è nato che io ero molto, molto piccolina, per cui ho un inizio con Elio, che è il chitarrista, che è stato il chitarrista fondatore della band. Grande, per cui c'è un problema. C'è un problema. La voce va e viene. Adesso mi senti? Adesso sì. Ok, mi fermo qui dove sono. Dicevo che Elio ha fatto con me questa band, abbiamo iniziato insieme e poi dopo chiaramente abbiamo preso strade diverse qualche anno fa per questioni puramente di scelte di vita, insomma era un po' pesante per lui continuare a fare tour e essere in giro, per cui ha fatto questa scelta e io mi sono trovata a continuare questo progetto qua, che però ormai stavo già seguendo da tempo un po', ormai avevo capito come funzionava, ma all'inizio c'è stato questo inizio con lui, no? E niente, abbiamo sempre pensato di fare cose in inglese, nonostante appunto siamo tutti italiani, avevamo sempre questa idea molto ampia della nostra musica, di poterla portare un po' in tutto il mondo, ecco perché la scelta di fare le cose in inglese. Il genere è sempre stato abbastanza, diciamo, seppur melodico, comunque con queste sfumature aggressive nella sonorità, per cui non ci ha permesso di trovare il contratto discografico qui in Italia, abbiamo incontrato grosse barriere con le etichette, grosse barriere con i produttori, e per cui a un certo punto abbiamo deciso di muoverci verso la Germania e siamo stati là, abbiamo abitato là per del tempo e piano piano sono uscite delle cose, abbiamo firmato con Sony BMG nel 2003 e da lì in poi abbiamo sempre avuto una label in Germania, sempre avuto management là, per cui la band, diciamo, la storia l'ha fatta più là rispetto che all'Italia, ecco. Con questo non è che voglio dire che qui sia tutto finito, tutto crollato, perché mi piace stare qui, è un paese che amo, l'Italia, per cui non voglio parlarne male, anche se ci sono delle grosse difficoltà, però diciamo che la band ha avuto il suo sviluppo più lì e poi pian piano qui stiamo ancora cercando di farci conoscere, di avere qualcosa anche qui, no? Che poi possano essere 10 concerti all'anno, gestiti molto bene, con delle buone vendite anche qui, però sappiamo benissimo che il nostro mercato è più all'estero che non in Italia. Peraltro voi avete suonato davvero in mezzo mondo, se non in tutto il mondo. Sì, tutto il mondo quasi. Sì. Che stati vi mancano, per esempio? Ma il Giappone, che insomma continuano a dirmi tutti che è un posto molto, c'è un mercato molto grande, eccetera, eccetera. Poi oltretutto ho avuto modo di vedere che ci sono molte cover band degli Exilia, ma veramente tante, perché ogni tanto qualcuno mi manda qualche link e vedo appunto questo, mi fa molto strano, no?
quindi mi piacerebbe sicuramente e l'Australia, perché l'America siamo stati un bel po' di volte, ormai l'abbiamo girata tutta, e l'Australia anche, sì, anche perché poi in Russia ci siamo stati con i Rammstein, abbiamo girato parecchio, sì. Io infatti vi volevo raccontare, volevo che mi raccontavi magari anche del tour con i Rammstein di qualche anno fa, perché mi ricordo che avete fatto una parte del tour, io a Milano li vidi con, con gli Apocalyptica, se non mi ricordo male. Con gli Apocalyptica, bravo, sì, noi abbiamo fatto 2 mesi con loro di tour, poi il tour loro, sai, durano magari anche 3, anche 4, quindi abbiamo fatto 2 mesi di tour con loro, che è stata un'esperienza meravigliosa, che ha lasciato ovviamente dei ricordi bellissimi, perché ti trovi davanti 17.000 persone, per cui è un'esperienza meravigliosa. Loro sono stati molto gentili, molto carini in tutto, erano molto attenti a far sì che, insomma, che tutto si svolgesse a meraviglia. Poi comunque ci sono delle regole molto forti, per cui non puoi usare questo, non puoi usare quello, il PA deve essere più basso rispetto, cioè hai un volume molto più basso rispetto a loro. Sai, quando suoni con delle band di un certo livello ci sono tutte delle regole, quando fai supporter che devi rispettare, e che sicuramente sono difficili, no, per un musicista da rispettare, perché insomma ti trovi lì con metà PA, metà impianto che va, non puoi usare quella luce, non puoi usare quella cosa, però chiaramente era talmente un'opportunità enorme per noi, per farci conoscere, per imparare qualcosa, che poi siamo riusciti a vedere il bello di tutto il resto, insomma. Questo per dire a chi non conosce che quando si fa supporter ci sono sempre dei grossi limiti per le band. Beh sì, però direi che quando si va a suonare con una band come i Rammstein è un pegno che si può pagare tranquillamente. Ah, anche... sicuramente. Anche perché ricordo una loro dichiarazione molto entusiasta nei vostri confronti all'epoca, un'intervista, non ricordo se di Till Lindemann. Sì. Ma lui è stato molto, guarda, soprattutto Till è stato molto molto carino, veniva tutte le sere in camerino a non ti dico a incitare, ma comunque a dire oh mi raccomando, spaccate di qua e di là, perché era molto contento della... Era rimasto anche lui, perché lui la prima data, me lo ricordo, era venuto dicendo di non spaventarmi, era il pubblico dei Rammstein, era un pubblico molto estremo, che arrivava persino a lanciare la roba al supporter, e lui mi aveva detto guarda non ti spaventare perché qua è così, sono molto estremi, no? Invece noi abbiamo avuto la fortuna, comunque magari anche guadagnata, perché poi il rispetto secondo me te lo guadagni sul palco, possiamo avere i dischi d'oro appesi alle pareti, ma è la vera verità del musicista, del suono, di cosa sai fare, poi te la guadagni solo lì, solo le orecchie possono dire chi sei veramente. È vero. E quindi poi noi sul palco ci siamo guadagnati, che chiaramente Rammstein e degli Exia poteva fregare almeno del due di picche, e per cui era normale che arrivasse una reazione tipo ti lancio la roba. Questa cosa non è mai successa, perché io e i ragazzi che collaborano sempre con la direttiva, io tendo sempre a cercare il livello musicale. Io tornerei un attimo che ci sia gruppo, che ci sia suono. Sì. No, ti chiedo scusa che non mi tornava la voce, pensavo avessi finito. Prego, finisci pure. Ah, ok. No, dicevo che comunque a livello... Quando poi noi siamo saliti, quello c'era e ci ha fatto da scudo, no? Sotto certi aspetti in una situazione così difficile. Ok. Io volevo tornare un attimo ai pezzi nuovi, ma innanzitutto come nasce un pezzo degli Exilia? E guarda, la colpevole in primis sono io, nel senso che quindi io a casa ho la... Te ne accogli la responsabilità, diciamo, ecco. Sì, guarda, mi accoglio con tutte le colpe. Ho qui la possibilità, mi sono fatta un piccolo studietto, così collaboro con diversi musicisti, con insomma anche chiaramente per gli affari miei, perché suono sia la chitarra o da me, no? Magari dei riff piuttosto che delle parti armoniche. E niente, sono nate le linee melodiche prima con delle, magari scrivevo delle batterie elettroniche, mettevo su dei riff e vedevo un po' che cosa piaceva insieme ad altri collaboratori eccetera. Ho la fortuna di avere delle persone meravigliose, dei musicisti di alto livello intorno a me,
partivo da queste idee e poi pian piano con i ragazzi, gli attuali membri degli Exilia, e poi pian piano con loro lavoravo molto sul suono. Adesso abbiamo alla chitarra un meraviglioso talento di italiano che lui ha, avevamo fatica a vederci, no? Perché io sto a Milano e quindi ho dovuto andare da sola, ma poi lui che è talmente una meraviglia che girava tutto, e Carlo è una macchina, quindi ha fatto sì che il suono di Exilia avesse ancora più potenza, ancora più energia, quindi io portavo le cose ma poi lui le ha fatte diventare ancora più magiche, quindi sono un po' così. Ti volevo chiedere, a livello invece di liriche, che cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo disco? Si sente malissimo, ti chiedo scusa. Senti così, vai, così? Adesso ti sento, ok, perfetto. Ok, ci proviamo. Io non sono mai stata zitta, quindi i miei dischi hanno sempre avuto delle sfuriate contro questo, contro quello e contro l'altro. Quello che ho imparato a fare è a dire le cose con più eleganza, perché all'inizio erano degli sfoghi di rabbia, adesso sono cose molto più intelligenti, molto più ricercate, con significati ancora più, se vuoi, incazzati e velenosi, ma molto molto più eleganti, secondo me. Quindi dal punto di vista delle lyrics ci sarà sempre il percorso che c'è stato negli altri dischi, che è sicuramente un percorso di domande, di riflessioni e di stimolo per chi leggerà queste lyrics a non passare la vita pensando di essere, capito, morti prima del tempo, ma a cercare sempre una soluzione, a cercare sempre di combattere per le cose che sono importanti per noi, che possano essere piccoli sogni o grandi sogni. Quindi sicuramente le mie lyrics sono sempre state per me stimolo, e spero anche per chi le ha poi ricevute, per chi le ha lette. Ma si può sapere il titolo del prossimo disco o è ancora segreto? Porca miseria, non è che è segreto. Ancora non si sa. Sì, hai capito, sono io che ho 5-6 titoli e che mi sveglio la mattina e comincio a dire allora questo, quello, poi dopo la sera cambio idea, a mezzogiorno ho preso un titolo, alle 8 ne ho preso un altro, quindi finché non mi arriverà l'illuminazione, speriamo presto, perché mi sembra di scegliere il nome a un figlio e non so ancora bene, quindi finché non mi arriva l'illuminazione aspetto a dire tutto, quindi non lo so, sono ancora nel non lo so. Va bene, nel frattempo però avete avuto anche la soddisfazione di avere un vostro brano in una pubblicità della Reebok. Yes. Ma una curiosità che ho sempre avuto, no? Ma io ho sempre pensato che a me non piacerebbe avere un mio brano per un jingle, perché la mia paura sarebbe che poi la gente si ricorda la canzone solo con la pubblicità e non per la canzone in sé. Succede oppure no, veramente, questa cosa? Ma guarda, io sono nella mentalità che qualsiasi cosa, adesso chiaramente non messaggi che vanno contro di me, cioè se una delle mie canzoni dovesse finire in uno spot per la caccia mi incazzerei come una iena e andrei a sparare io quello che me l'ha messa nella cosa. Per cui, cioè, cose che però sono normali, tipo il paio di scarpe, anzi nello spot Reebok è uno spot intelligente perché fa capire la forza delle donne e degli uomini, la determinazione nello sport. Io sono una sportiva, per cui mi trovo completamente d'accordo. E in queste cose però mi fa molto piacere che la mia determinazione che può avere una donna o un uomo nel dibattere il proprio limite, nel correre, piuttosto che nel saltare, questo mi trova molto, molto, molto d'accordo, capito? Quindi, e siamo in un momento in cui quali sono i canali per promuovere questo tipo di musica non te li so dire neanch'io, quindi per le band è molto importante che ci siano dei canali che li aiutino a far andare avanti, capito, ad espandere la loro musica, per cui quello è stato per noi una grande occasione e ovviamente l'abbiamo sfruttata, ovviamente occasione in cui io ero d'accordo con il concetto, perché se fosse stato per la caccia o per la pelliccia potevano darmi tutti i soldi che volevano ed andare esattamente nel posto in cui tu stai immaginando adesso. Infatti sto sorridendo. Senti, esatto.
Stavo pensando, visto che il disco comunque uscirà, diciamo, fine inverno, inizio primavera, state già pianificando delle date, tour di supporto, cosa? Stiamo pianificando delle date, sì. Sicuramente ci saranno 4-5 showcase in Germania, 2-3 date di presentazione anche qui in Italia. Stiamo valutando un nuovo tour in America perché abbiamo avuto un grosso successo l'estate questa, dove siamo tornati a luglio e eravamo in tour con i Drone in Pool in America ed abbiamo avuto un grosso, siamo rimasti molto sorpresi da come, dal successo che ha avuto la nostra musica, il successo in termini proprio di vendita di dischi, nel senso che abbiamo finito tutto quello che avevamo, il merchandising, abbiamo dovuto ordinare dischi dalla Germania praticamente ogni 3 giorni, spendendo tutti i nostri soldi nell'OPS, che penso ci stia ancora ringraziando. Quindi stiamo cercando di fare le cose importanti per noi, quindi in questo momento siamo interessati a capire veramente se c'è una strada per noi anche in America o se non c'è, ovviamente. Quindi probabilmente stiamo cercando di fare un nuovo tour là, che comporta dei costi, tutta una serie di situazioni da gestire, da dover sempre analizzare. Però siamo molto propensi a farlo, quindi penso che succederà. Per cui sì, ci saranno ovviamente delle date di presentazione del nuovo album e poi faremo un po' di festival in estivo e sicuramente qualcosa in autunno, poi diciamo nell'anno prossimo, diciamo settembre-ottobre, ancora un altro tour. Ho capito. Senti, il tempo a nostra disposizione purtroppo sta per terminare. Quindi, Terminare. sì, perché abbiamo veramente tempi. Tranquillo, anzi, abbiamo già detto un sacco di cose. Tranquillo, tranquillo. Io ho due vostri brani, quindi gradirei che magari lo scegliessi te quello che passerò al termine dell'intervista. Ho Emily e Satellite. Io sono molto Emily, quindi se passi Emily mi fai felice. Quindi passerò quello subito dopo. Io ti lascio, lo lascio un po' a tutti i gruppi, però magari gli Exilia ne hanno meno bisogno. Comunque sia, ti lascio un minuto di gloria, puoi dire quello che preferisci. Niente, direi che dico le cose principali, che potete trovare qualsiasi cosa che riguardi l'Exilia sul web, soprattutto sul web, indipendente, per cui amiamo gestire la nostra musica, le nostre idee, il nostro profilo da soli, per cui www.exiliaweb.com, di stare incollati ai social network dove riuscirete a capire qual è la filosofia bene che c'è dietro una band come questa, perché non fa solo musica, ma ha tutta una filosofia di pensieri e parole che andrebbero associati a quello che poi si sente. E poi ringrazio tutte le persone che fino a anche se non ci conosciamo abbiamo cominciato adesso a chiacchierare. Quindi grazie. Io ti ringrazio della tua partecipazione, ti faccio un in bocca al lupo per il prossimo disco e ti ricordo che questa intervista, le interviste domenicali solitamente vengono registrate da un nostro collaboratore, poi le troverete tutte su Metal Wave Video, quindi magari anche questa se volete rilanciarla sui vostri social network Sì, magari. va bene, perfetto, E grazie per mille. qualsiasi novità ricordatevi metalwave.it. Saremo sempre pronti a passare le vostre news. Pronto? Benissimo, ti Ah. ringrazio molto a nome di tutta la band. Ok. Va bene, fammi gli auguri a tutti, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Alla prossima, ciao, 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 ciao. Ciao.